Amici di Chuck si cucina con MC, ciao! Oggi una pasta al forno fatta in 5 minuti ma senza forno. Io sono Manuel e lui è Stefano e andiamo a vedere gli ingredienti che utilizzeremo oggi per fare questa fantastica ricetta. Della pasta corta, passata di pomodoro, mozzarella, parmigiano, pizzico di sale, carne trita, cipolla, vino bianco, filo di olio d'oliva e un goccino di acqua. Manuel, ci vediamo dopo per l'assaggio? Ciao. Fai un bel lavoro. Assolutamente. Andiamo subito a tritare la cipolla e andare a fare un bel soffrittino rosolando la carne. Cipolla tagliata, andiamo a rosolarla in pentola con la carne. Adesso andiamo a accendere a 6 il nostro navigegno e porteremo la temperatura a 50 gradi, cioè al simbolo della carne. Non ci rimane che aspettare che Auditorm ci chiami. Auditorm ci chiama. La nostra carne e le nostre cipolle stanno soffriggendo. A questo punto la durata del soffritto va a piacimento, a tuo gusto personale. Noi andiamo a sfumare con un pochino di vino. Lasciamolo evaporare bene. A questo punto aggiungiamo la salsa. E aggiungiamo la pasta. Amalgamiamo bene il tutto e saliamo a piacimento. E andiamo ad aggiungere acqua fino a coprirla quasi tutta. Ok, Seco Quick. Basta un click, semplicissimo. Navigegno sulla A di automatico. E a questo punto andiamo a impostare il nostro tempo di cottura per la pasta. Programma soft, un solo minuto di cottura. A questo punto non ci rimane che attendere. A tra poco. Auditorm ha chiamato, la spostiamo sul suo coperchio e aspettiamo che si apra. Il coperchio si è aperto, la nostra pasta è pronta, giriamola bene. Il profumino c'è. Andiamo ad aggiungere la mozzarella. E una bella spolverata di parmigiano. A questo punto va in forno, ma noi il forno non ce l'abbiamo, perché ne abbiamo uno meglio ancora. Capovolgiamo un navigegno sopra la pentola, accendiamo fino all'ultimo scatto. 5 minuti, direi, 5-6 minuti che siamo pronti. Ricorda che i tempi di cottura della pasta cambiano in base ovviamente al tipo di pasta che stai utilizzando e anche i tempi di cottura della ricetta in base sempre alla materia prima che utilizzi. Anche qui la gratinatura varia in base ai tuoi gusti, se vuoi del formaggio un po' sciolto o vuoi la crosticina croccante sopra. Noi aspettiamo 5-6 minuti e controlliamo. Wow, ci siamo. Non ci rimane che impiattare e chiamare Manuel per l'assaggio. Guarda come fila. Manuel! Vediamo un po'. Vedo che... piatto bello. Non ho resistito. Molto bello. Molto invitante. Mm. Oh, pasta al forno è sempre la pasta al forno, Manuel. Vado, di ficco. E intanto... buona, eh? Se ti è piaciuto questo video lasciaci un mi piace, nei commenti scrivi quali sono le video ricette che vorresti vedere, seguici anche su YouTube mi raccomando, ricorda le nostre live una volta al mese, corsi cucina diretta, buono Manuel. Mamma mia. E allora non ci rimane che salutarti perché qua sennò la pasta finisce, ci vediamo al prossimo video con Chuck si cucina con MC. Ciao. Ciao. Vabbè io finisco questo. Ciao. Ciao.